riprendendo, direi che vi ho mandati nel panico con questo. No? No. Quindi merita magari 10 minuti di approfondimento. Queste cose in parte le avevamo già viste quando abbiamo fatto i processi, ma poi finché non le vedi tutte insieme non ti fanno male. Allora, metà di voi è scandalizzato dal fatto che un messaggio viene mandato ma non c'è nessuno che lo riceve. Ok? D'accordo. Posso capirlo. Allora, cerchiamo di capire perché. Allora, in realtà questa è una possibile scelta che dipende però anche dalla progettazione fisica del sistema informativo. Allora, sistema informativo cosa vuol dire in questo caso? In questo caso è un sistema che è fatto di almeno tre pezzi diversi, tre parti diverse dal punto di vista fisico. Ci sarà una parte su un server da qualche parte, in qualche data center, ci sarà un'applicazione che installano i passeggeri e un'altra applicazione che installano i guidatori. Queste sono tre componenti diverse del sistema informativo, che ovviamente si dovranno scambiare informazioni, perché nel momento in cui il passeggero, ce l'abbiamo qui, inserisce la richiesta, la inserisce sull'app, questa stessa richiesta per poter essere elaborata dal sistema che determina l'elenco dei guidatori vicini, le informazioni di questa richiesta dovranno essere trasferite dall'app al server centrale. Noi questo non lo vediamo in questo diagramma. Ok? Perché abbiamo fatto un processo unico che ragiona semplicemente sulle azioni e sulle concatenazioni, sequenze di queste azioni. Se volessimo fare una progettazione, perché ci interessa la progettazione funzionale in questo momento, se volessimo esplicitare questo, allora avremmo un processo che si chiama app del passeggero, un altro processo che si chiama uno più, un processo che si chiama app del passeggero, uno in più che si chiama app del guidatore e uno in più che si chiamano sistema centrale. E allora a questo punto avremmo questo che è dentro l'app del passeggero, quest'altra azione determina l'elenco dei guidatori vicini che è dentro il sistema centrale, e come fanno a parlarsi? Beh, l'app del guidatore invia un messaggio al sistema centrale che lo riceve. Allora, questo avviene sempre, solo che qua non l'abbiamo disegnato. Non l'abbiamo disegnata perché essendo tutto in un unico processo avremo in qualche modo questa cosa avviene. Abbiamo sottinteso che in qualche modo questi dati avvengono. Perché in questa fase preliminare non ci interessa ancora andare a vedere esattamente qual è la funzione che svolge l'app e quale funzione, cioè com'è partizionato il sistema delle varie funzioni. Io so che ci vuole questa funzione e ci vuole quest'altra. Allora, caso 1, l'app dice al sistema centrale qual è la richiesta e il sistema centrale fa il calcolo dei vicini. Caso 2, assurdo, non lo faremo mai, ma possibile potenzialmente per scopo di ragionamento, il passeggero inserisce la richiesta e il sistema centrale manda al passeggero le posizioni dei guidatori e potrebbe essere l'app direttamente che calcola chi è più vicino. È stupido, non lo farei. Però potenzialmente sono due possibilità. E allora vuol dire che questo determina l'elenco determina l'elenco degli attori più vicini, è una funzione che svolge l'app oppure che svolge il sistema. Non l'ho ancora deciso, non lo voglio ancora decidere, non mi interessa ancora deciderlo. Quando l'avrò poi deciso, ovviamente queste cose si separeranno e allora dovrò chiedermi come comunicano, ma per il momento non lo vedo. Però ogni volta che noi abbiamo una freccia che è una sincronizzazione o uno scambio di informazioni tra due azioni che verranno implementate da parti diverse del sistema, ci sarà sempre a un livello di progettazione successivo uno scambio di messaggi, sempre, dove vediamo una componente del mio sistema che manda un'informazione e un'altra componente del mio mio sistema che riceve quell'informazione. Allora, su questo mio si gioca tutto. Segnale, i segnali, allora un'altra precisazione, i segnali ricordiamocelo che sono scambi di dati tra macchina e macchina. Ok? Quindi il segnale non viene mai mandato da un utente, non viene mai ricevuto da un utente. Mai. Se l'utente fa qualcosa sono sempre azioni.
Segnale si usa per indicare scambio di informazioni tra macchine e macchine, tra software e software. Allora, ho un software che manda e un software che riceve. Io perché non ho messo il software che riceve qua sotto? Perché non è detto, e qui non ho ancora deciso esattamente come verrà mandato questo segnale, ma a priori non è detto che il software che riceve questo avviso, faccia parte del mio sistema informativo. Guardate, il segnale che manda e il segnale che riceve, il software che manda il segnale e il software che riceve il segnale. Io vedo la coppia, invio ricezione, se entrambi i software, quindi l'emittente e il ricevitore, sono miei, fanno parte del mio progetto, del mio sistema informativo che è fatto di più parti. Allora, nel caso in cui questo segnale noi pensiamo che sia inviato, non so, via mail, via notifiche di Android, quelle che vengono a livello di sistema, poi magari è un dettaglio tecnico che a voi sfugge, però vengono semplicemente conoscendo il tuo account Google e te lo mando sul tuo telefono, senza bisogno di avere nessuna app installata. Se avvengono via SMS, se avvengono, che ne so, via WhatsApp, via Telegram, o tutto quello che volete, io so che l'ho mandata, ma non so se tu l'hai ricevuta. Perché tu la riceverai dentro un software che non è il mio, non l'ho fatto io, e quindi non potrò mai quel software là dare a me l'informazione che il messaggio ha ricevuto. Se invece pensassi che questo segnale viene, cioè, per farti fare bing al telefono, lo posso mandare un sms, lui suona o vibra, risolto il problema. Se invece decidessi che questa informazione è importante che arrivi all'app che ho sviluppato per il guidatore, allora questo segnale diventa una comunicazione tra il sistema centrale e l'app. E questo sistema centrale, questa app, si devono parlare in continuazione, se non altro anche per aggiornare la posizione del guidatore. Quindi si parlano sempre. In questo caso allora questo segnale verrà ricevuto dall'app, allora posso vedere sì, la ricezione di segnale, assolutamente sì. E poi allora questa app deciderà di far rumore, far casino, farsi viva, eccetera. Allora la ricezione di segnale la posso vedere solamente se il software che riceve è di mia proprietà. Lo sto progettando come questo sistema. Allora sì. Ma perché? Ma perché altrimenti non potrei mai mettere una freccia che dice dopo che ho ricevuto il segnale puoi fare, il guidatore può rispondere, e dopo vuol dire non prima. Cioè vuol dire che l'app deve impedire al guidatore di rispondere finché l'app non ha ricevuto quel segnale. Allora se è l'app, bene. Però non potrò mai dire il guidatore, l'app impedisce al guidatore di rispondere finché lui non ha ricevuto su WhatsApp quel messaggio. Perché l'app non sa, per fortuna, che messaggi ricevo su WhatsApp. Ok? Quindi, se vogliamo, può sembrare un dettaglio, però se un messaggio viene ricevuto da un'applicazione che non fa parte del sistema informativo, il sistema informativo non può sapere se è stato ricevuto, quando e che cosa contiene. E quindi io non ho il diritto di poter mettere qua la ricezione di segnale. Quindi è una scelta mia. No? In questo caso ci poteva stare, la ricezione di segnale, dicendo, boh, il segnale, visto che ho comunque un'app installata sul telefono del guidatore, faccio in modo che questa app riceva il segnale, e quando riceve magari fa degli avvisi, delle notifiche sul cellulare, e poi il guidatore può rispondere. Ci stava benissimo. In questo caso ci stava benissimo. Ok? In tutti gli altri casi in cui invece l'avviso, il messaggio viene mandato via sms, via messaggio, via notifica, via mail, in questo caso la mail no, perché i tempi di risposta qua devono essere veloci, quindi sicuro non passiamo dalla mail, decideremo di non passare dalla mail, via messenger, quello che mi viene in mente che non sia la mia app, allora noi vedremo nel progettare il sistema solamente l'invio del segnale, speriamo in bene che arrivi. Okay. Poi c'è un secondo ragionamento più fine che mi farebbe dire, ma poi a me in fondo cosa me ne frega se viene ricevuto o no?
Cioè, immagina che io non lo mandi il segnale, o che vada perso, e quindi non venga ricevuto. Per questo io devo impedire al guidatore di rispondere? No. Cioè, se il guidatore decide di aprire l'app, vede che c'è una richiesta e risponde, anche se non ha sentito il messaggio, non ha sentito l'avviso, o magari si è perso per qualche motivo, mi può rispondere. Adesso qui noi non stiamo a, per fortuna nostra, considerare tutto ciò che può andare storto, no? Però se io mettessi una cosa di questo genere, così e poi così, ok, quello che starei dicendo è che scusate, c'è questo qua che passa dietro, mi dà fastidio, allora lo sposto. Qui starei dicendo, il guidatore può rispondere dopo che l'app è sicura di aver ricevuto il segnale. Quindi se per qualche motivo la rete è intasata e lenta a rispondere, lui non gli posso far dare risposta. Se invece, e questo magari ha senso, però qui stiamo entrando in dettaglio che dal testo di questo esercizio non si poteva capire, decidere se è meglio uno oppure l'altro, che sono tutte alternative recite. Ha senso perché magari dentro questo messaggio ci sono anche delle informazioni sulla posizione del passeggero o altre cose che se l'app non conosce non può permettere al guidatore di rispondere. Quindi se questo è un messaggio che trasferisce effettivamente informazione utile da una parte del sistema all'altra, quindi dal server centrale all'app, ha molto senso modellarlo così. Perché l'app riceve questo e quindi può permettere al guidatore di rispondere. Quando poi spezzeremo questa attività in più processi legati ciascuno a una componente del sistema, semplicemente questo invio sta da una parte e questa ricezione sta dall'altra. Ma è già tutto pronto. Se invece concepissimo questo invio, questo avviso, semplicemente come una cortesia, una gentilezza, uno scossone, così, un avviso nei confronti dell'utente, ma poi la vera informazione questa app se la va a prendere da sola, quindi non ha bisogno di estrarre da questo messaggio, allora il modo che troverei più corretto di modellare questo è dire, io dopo che ho mandato l'avviso, da quel momento, cioè addirittura da dopo che ho selezionato il prossimo, che il sistema informativo sa qual è il prossimo, il guidatore può rispondere. Poi in parallelo mando un avviso che magari mi interessa sapere se è arrivato, oppure so che è arrivato perché l'app è la mia, ma poi dopo, una volta che sia arrivato, non mi cambia niente, non devo fare nulla di speciale. Già, poi questa freccia magari la mando di là, No? Io non capisco se sono le frecce a odiare me o viceversa. Cioè, poi dico, ok, dopo che mi ha dato l'avviso, sto qua in parallelo prima o poi arriverà. Quando arriva non ho niente di particolare da fare. Ma in ogni momento, da questo momento in avanti, io il guidatore può rispondere. Allora, la forma breve di quando arriva non ho niente da fare è semplicemente ciò che ho fatto prima. Non lo rappresento, se non devo fare nulla. Perché specificare quando arriva non far niente? Fregate e basta. Proprio chiaro. L'unica regola vera, inflessibile, molto dava interpretazione qua e ai dettagli di come pensiamo di implementare questa funzione, ma la regola inflessibile è che se non metto, non posso, due sono. Uno, non posso ricevere un segnale se quel segnale viene ricevuto da un software che non è mio. Due, non è mai l'utente a ricevere il segnale.
L'utente non ha l'antenna wifi dentro di sé, per fortuna. E quindi è sempre il sistema che riceve il segnale. Un qualche sistema. Poi noi sappiamo che nel mondo reale l'utente, quando sentirà un rumore, un ding, un pling del telefono, lo apre e apre questa applicazione. Questa è una relazione di causa-effetto che noi sappiamo, ma il sistema no. Il sistema vede la reazione temporale, ha mandato questo messaggio e per caso il sistema pensa, non pensa, ma se pensasse, penserebbe per caso, il guidatore ha detto guarda, coincidenza, ha aperto l'app proprio adesso. Perché questa relazione di causa effetto, di manda notifica, quindi rispondi, non c'è. Perché fa parte, chiude un loop fuori dal sistema, che è un loop cognitivo. Ho avuto un'informazione, quindi agisco, se ho voglia. Altri dubbi su questa parte? Ok, poi mi facevano loro notare che non è finito ovviamente questa parte di Activity Diagram, perché ci sono delle attività secondarie che abbiamo dimenticato. Le attività secondarie sono queste: il guidatore registrato nel sistema. Vabbè. Allora ci vorrà un altro diagramma delle attività che fa start, il guidatore si registra, stop. Sì, ci vuole, sì, certo che ci vuole. Allora, activity diagram, un activity diagram che è la registrazione del guidatore. Dove inizia con lo start, c'è l'azione che il guidatore si registra al sistema e poi boom. E indovina un po', il token uguale nuovo guidatore. E uguale, paro paro, ci sarà col passeggero. Ma non dovresti dirmi che il guidatore si registra dopo aver installato l'app oppure prima di installare l'app? No, perché quando io installo l'app sto usando l'App Store oppure Google Play e non mi risulta che nell'App Store o Google Play facciano parte di questo sistema informativo. Quindi l'azione di installare l'app, di scaricarla e installarla, è un'azione che il guidatore di sicuro compie, ma non posso sapere né quando lo fa, né se la fa, eccetera. Poi, come avviene questa registrazione? Se la registrazione avviene sul sito web, vabbè, sul sito io non posso dirgli alla fine, oh, ricordi di scaricare l'app. E spero che lo faccia. Se invece la registrazione avviene tramite l'app, vabbè, allora è ovvio che se si può registrare schiacciando sull'app, l'app l'ha installata, no? Ma questo è uno dei motivi per cui molti servizi ti registri direttamente dentro l'app. Uno è per non mandarti sul sito, farti tornare indietro, eccetera. Ma due per obbligarti a installare l'app. Praticamente dice sul sito, sì, ma poi l'app la installo, poi la configuro, la collego e poi e mai, no? In un'epoca in cui il tempo si misura in frazioni di secondo, sono equivalenti. Vabbè, facciamo finta di aver fatto anche quella per il passeggero e poi c'è l'altra attività che avevamo lasciato per dopo, è quella di chi può dichiarare in ogni istante la propria disponibilità al trasporto. Allora, io ricordo, questo era un esercizio del 2015, quindi non è chiaro che ho una memoria così forte, ma si vede che mi ha colpito tanto, i salti mortali che molti hanno fatto cercando di infilare qua dentro in questo processo, che poi magari era già più complicato, più incasinato, l'azione di dare la propria disponibilità. Visto di tutto. No? Gente che dice dare la disponibilità qua, oppure lassù, all'inizio, quando si dice. In realtà lo dice il testo. In ogni istante.
quando vuole. Allora, in un istante, di nuovo, facciamo attenzione, non vuol dire che lui continuamente per tutto il resto della sua vita in un istante deve poter dire sì, no, 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 ok? Ci dice che in ogni istante in cui lui voglia, non c'è nessun vincolo al momento in cui lui può fare quell'azione. E quindi noi gli diamo un processo che quando lui ha voglia lo apre e dice sì oppure dice no. Quindi, processo che chiamiamo disponibilità del guidatore, parte in cui diciamo che il guidatore aggiorna la propria disponibilità. E cosa vuol dire aggiorna? Che se era sì diventa no, se era no diventa sì. Sì, è giusto. Poi, se volete fare i noiosi antipatici, mi fate il rombo, dice se ha detto di sì, allora segnala che è disponibile, se ha detto di no, segnala che non è disponibile, mi sembra una perdita di tempo, no? Perché non aggiunge vera informazione, rompo la sola stessa informazione che c'è. Basta. Questo può avvenire quando vuole. Quindi il token uguale operazione di aggiornamento, ogni operazione di aggiornamento della disponibilità. Di chi? Del guidatore, l'ho già riconosciuto, lui ha l'app installata, c'era un bottone grosso che dice cambia, adesso è disponibile un interruttore, uno slider, sì, no, disponibile, sì, disponibile, no. Questa cosa avviene, qui stiamo sempre a un livello puramente funzionale, però l'azione avviene nell'app e questa informazione ovviamente dovrà essere trasferita al sistema informativo centrale. Perché poi il sistema informativo quando dice faccio un elenco dei più vicini devo andare a vedere solamente quelli la cui ultimo aggiornamento è stato sì, sono disponibili. Tra l'altro fatemi solo controllare di aver scritto la parolina magica, infatti non l'ho scritta, disponibili, determina l'elenco dei guidatori disponibili più vicini. Quelli non disponibili non li devo inserire nell'elenco, perché è inutile che dica no, non sono disponibile e allora ti chiedo lo stesso se vuoi fare un viaggio. Ok, direi che non vedo altre parti del processo. C'è tutta questa parte qui, no, in realtà c'è ancora questa parte qua. Il calcolo del tragitto, costo del tragitto viene calcolato automaticamente, va bene, ce l'abbiamo già perché il valore finale ce l'abbiamo, abbiamo anche visualizzato, l'addebito automatico l'abbiamo fatto. Ciò che non abbiamo fatto è l'accredito a fine mese al guidatore. Che se ci dimentichiamo di fare un sistema informativo, i nostri guidatori potrebbero non essere troppo incentivati. Quindi accredito al guidatore. Allora, questo è un processo che quando viene eseguito, qual è il token? Quante volte viene eseguito questo processo? Viene eseguito una volta per ogni guidatore alla fine del mese. Quindi token è una volta per ogni guidatore alla fine del mese. Quindi se io ho 100 guidatori, al 31 del mese o all'1 del mese successivo eseguo 100 volte questo processo, ogni volta con un guidatore diverso, ogni riferimento a un guidatore diverso. Il mese successivo 300 volte. E quindi che cosa fa il sistema? Che il sistema calcola la somma
dei ricavi del mese per il guidatore, quindi si va a fare quelle somme dei costo andando a prendere tutti i viaggi che lui ha svolto, e a questo punto, fatto questo, il sistema accredita la somma decurtata dalla fee di servizio e poi basta. No, scusate, ci aggiungerei ancora, solo per chiarezza, davanti una bella clessidra che dice che questa cosa qua la posso fare solamente una volta al mese. Fine mese. Quindi questo token deve rimanere lì, tranquillo, fino alla fine del mese, e solo dopo potrò fare questi calcoli e applicare questo. Poi, se ci ricordiamo, avevamo detto che qualora un processo iniziasse con una ricezione di segnale, tra cui ricade ovviamente il segnale temporale, il nodo di partenza può anche essere omesso, sottinteso. Che vuol dire che quando scatta quel segnale temporale parte, si crea un nuovo token, quindi la creazione del token è la ricezione del segnale. Quindi si può anche fare così. Questo è un processo automatico, vedete che si sistema, sistema. In questo caso è un processo che non coinvolge gli utenti ed è anche centralizzato all'interno del sistema, quindi le app non devono intervenire necessariamente. Ciononostante, un sistema gentile, dopo che ha calcolato e accreditato i soldi, potrebbe inviare un rendiconto, al guidatore. E a questo qua lo invierà probabilmente via mail. No? E di nuovo un atto di cortesia, te lo mando. E non mi interessa, non mi cambia nulla se tu lo ricevi oppure quando lo ricevi o quando lo leggi, perché è un'informazione semplicemente incontrollabile. Però mentre al passeggero non abbiamo detto, ma perché alla fine del viaggio gli abbiamo mostrato il prezzo e quindi è sottinteso che in quel momento viene depositato quel prezzo, qui è fine mese, quindi gli mandi anche il rendiconto. Questo è l'elenco dei viaggi, questo è il totale, questo è la trattenuta che abbiamo fatto. Non era scritto nel testo, ma è abbastanza naturale farlo. Allora, per andare avanti possiamo passare al ragionare sui casi d'uso, ok? Almeno impostarlo. Allora, proviamo a ragionare su, a livello alto, sui casi d'uso a livello summary, prima di tutto. Così ci chiariamo su chi sono gli attori e quali sono le principali aree funzionali del sistema. Beh, gli attori, è presto detto,
c'è l'attore guidatore e l'attore passeggero, questo oramai. L'abbiamo acquisito. Il sistema non è mai un attore, ricordiamoci. Però ad esempio in questo caso specifico potremmo, quando disegniamo i casi d'uso, andare a distinguere effettivamente dove vengono implementati questi casi d'uso, cioè quali sull'app e quali sul sistema centrale. E allora questo è uno dei pochi casi in cui dov'è la cosa del sistema? No. Non mi ricordo come si fa. Facciamo semplicemente un rettangolo, ma non è... Ricordavo che ci fosse un rettangolo speciale per fare queste cose, ma... Qual è questo? No, non è. Niente, come ho detto. Allora, noi abbiamo il sistema composto di tre parti, che può essere il server, che può essere l'app del guidatore, e può essere l'app del passeggero. E quindi i vari casi d'uso saranno implementati da varie parti diverse del sistema. Allora, il guidatore, vabbè, tutti, entrambi, guidatore e passeggero, dovranno sottostare a una fase di registrazione. Adesso qua possiamo decidere se la registrazione avviene sull'app o avviene sul server, a seconda di dove posizioniamo questo caso d'uso. Se non volessimo ancora deciderlo, non faremmo questi rettangoli. Ok? Allora, possiamo pensare che di svolgere dentro le app, quindi abbiamo un caso d'uso di registrazione guidatore, fatemi abbreviare con G, e registrazione passeggero, che sono diverse perché richiedono dati diversi, no? Quindi magari mettiamoli più vicino, questi due signori, registrazione guidatore, registrazione passeggero. Poi, cosa può fare il guidatore? Il guidatore può aggiornare la propria disponibilità, sempre tramite l'app. Quindi, aggiorna disponibilità. Il passeggero può fare una richiesta di viaggio. Adesso, essendo una richiesta, ricordiamoci che cosa fa, lui fa la richiesta e poi basta, perché le azioni successive, cioè la partenza, l'arrivo, eccetera, vengono svolte dal guidatore, il quale ovviamente poi dovrà svolgere il viaggio. Allora, questi casi d'uso, forse prima ho detto facciamo un summary, ma in realtà sono già a livello user goal, perché sono talmente specifici
che sono aree in cui è contenuta un'azione sola. Quindi lo cambio, scusate, facciamolo a livello di argomento, perché è già così di fatto, perché altrimenti dovrei mettere dei casi fittizi in cui c'è una area di situazione in cui ci sono questi due. Cosa può fare ancora il guidatore? Il guidatore può accettare o rifiutare una richiesta che gli arriva, giusto? Accetta richiesta. Io so che qua dentro può accettare o rifiutare, ma come sempre nella descrizione del nome del caso duro metto sempre il caso positivo. Questo accetta richiesta, se immaginiamo che sia l'app che riceve il segnale di prima, e quindi è l'app che, diciamo così, veglia l'utente, può essere effettivamente un caso duro triggerato dall'applicazione, quindi con la frecciolina dall'applicazione verso l'utente. Se invece pensiamo di svegliare l'utente, a informarlo attraverso degli altri metodi che non siano l'app del guidatore, allora sarà un caso duro normale. Però se è l'app, così coerentemente con l'ultima versione del diagramma delle attività che abbiamo disegnato, faccio un po' più di spazio. Allora questo accetta richiesta diventa un caso triggerato dal sistema. Ops. Infatti non mi è venuto. Ci riprovo. Ok. Perché è il sistema che dice all'utente quando deve iniziare questa procedura di accettazione della richiesta. Che poi il sistema lo dica perché ha ricevuto un messaggio, perché l'app lo dica perché ha ricevuto un messaggio dal sistema, questo non ci interessa. Perché ricordiamoci che nel caso d'uso le uniche cose che ci interessano sono l'interazione tra gli utenti e il sistema. Le interazioni, gli scambi di informazioni tra le varie parti del sistema non le vediamo più. Non ci interessano più. E poi c'è... Cosa deve fare ancora il guidatore? Il guidatore deve segnalare che ha caricato l'utente e segnalare che ha consegnato l'utente. Quindi di fatto lo svolgimento del viaggio. Allora, voi fareste un caso d'uso unico che si chiama svolgimento viaggio? Che nello scenario, nel principale successo avrà carico utente e consegna utente, oppure fareste due casi d'uso separati? Separati? Due non separati. Per il tempo. Per il tempo e per la continuità. No? Nel senso che magari il viaggio è lungo, è in mezzo al traffico. Allora in realtà lui apre l'applicazione e dice ho caricato, poi lascia il telefono da parte, speriamo, mentre sta guidando, e poi dopo quando ti consegna riprenderà l'applicazione, la riapre e segnala l'arrivo. Quindi manca quella continuità temporale e quella concentrazione nel tempo e nella sessione, nella consecutività, diciamo, dell'azione che permetterebbe di mettere tutto in un unico caso d'uso. Anche perché raggiungimento dell'obiettivo. Quando l'utente è caricato, lui segnala che è caricato e, diciamo così, psicologicamente ha raggiunto l'obiettivo di segnalarlo. Quello era ciò che doveva fare in quel momento. L'ha fatto, boh. Non ci penso più fin quando non sono arrivato. Non ho un pensiero in sospeso che dice guarda, c'è l'applicazione che lì che lampeggia e mi sta aspettando, no. Quindi sono due casi di uso separati perché nel frattempo io sono sicuro che il mio utente andrà a fare altre cose. E quindi non avrà una continuità di interazione con me. Se non ha una continuità di interazione devo fargli fare due azioni di senso compiuto entrambe. E quindi deve sapere che quando ha segnalato la partenza ha finito con l'interazione lì. E quindi può togliersi dalla mente questa interazione e poi quando sarà ora ne aprirà un'altra. Quindi qua sono obbligato a fare due casi d'uso diversi che sono segnala carico
e segnala scarico. Che sono ovviamente casi d'uso avviati dal guidatore. Questo sistema è fatto così, tanti tipi di interazione, tutti molto brevi. Ce n'è ancora una, che è il votare, esprimere giudizio. Esprimere il giudizio, beh, se dal punto di vista dell'activity diagram fa parte dello stesso processo della richiesta, perché la richiesta si conclude e finisce con l'inserimento del giudizio, dal punto di vista dei casi d'uso ovviamente non può essere la richiesta viaggio. La richiesta viaggio dal punto di vista del passeggero, se il caso d'uso si chiama richiesta, termina nel momento in cui lui ha fatto la richiesta, neppure quando la richiesta è stata accettata. Ma perché? Ma perché in realtà non abbiamo, il testo non dice cosa succede se la richiesta non viene accettata dal punto di vista del passeggero, quel pezzo lì manca. Ma la valutazione nel diagramma dell'attività non va messa. La valutazione di cosa? La valutazione finale del dato. Ah, ok, tu mi state dicendo che i guidatori con giudizi troppo bassi vengono periodicamente espulsi dal sistema, questo dicevi? No, non abbiamo inserito. No, questo no, la valutazione generale. Questa qui non l'abbiamo messa nella pizza, no. Io in realtà da questo testo non capisco neanche come venga fatta. No, nel senso che no, cioè, chi la fa? Chi la fa? Questo vengono espulsi, chi è soggetto? Vabbè. E così è impersonale, vabbè. Vuol dire che il sistema in automatico li espelle. Allora, se è così, è facile, basta aggiungere un'altra activity in cui il sistema seleziona i guidatori con GDPU troppo bassi e li espelle. Oppure abbiamo bisogno di un altro attore, di un amministratore, del gestore del sistema, che va a vedere i giudizi e decide lui chi espelle. In questo caso non... Comunque, dovendo stare a ciò che c'è scritto qua, metterei l'azione, molto brutto però questo, che in automatico il sistema espelle il guidatore. Si dice, se ne prende i voti bassi, ho capito. Però se ce l'hanno con lui. Quindi sì, sarebbe da aggiungere un'altra attività con un'azione o due. Che se è così però non ricade nei casi d'uso. Dicevamo invece la segnalazione del giudizio da parte del passeggero, che è sicuramente qua, quindi inserisce giudizio. È un caso d'uso separato dalla richiesta ovviamente, perché la richiesta l'abbiamo fatta magari mezz'ora fa, un'ora fa, poi invece l'inserimento di giudizio avviene a viaggio concluso. Qui mi verrebbe, ma non lo posso fare, da dire, beh, se il giudizio estende, segnala scarico, però non posso perché l'attore è diverso, quindi non è lo stesso attore che cambia obiettivo. Semplicemente devo trovare un modo, che però fuori dal sistema, per far sì che quando il guidatore segnala lo scarico, il passeggero inserisca il giudizio. Magari è l'app che glielo stimola. Nel momento in cui il guidatore dice viaggio finito, all'app del passeggero compare un messaggio, compare una schermata che dice per favore metti le stellette, così come diciamo l'incentivo affinché il passeggero faccia questo è apri il telefono per vedere quanto hai pagato. E se io metto una stessa videata, l'importo e le stellette sotto del giudizio, per lui è un costo minimo quello di dare il giudizio. Soprattutto se il viaggio è andato male, allora. Quindi possiamo pensare che questo sia un caso d'uso, anche qua stimolato, attivato dal sistema.
qui c'è la freccia che poi si sovrappone con tutto il resto. Okay. E il server? Per come è fatto questo sistema, quasi nessuna delle azioni richiede che gli utenti si colleghino via web, via browser, al server, perché tutto viene gestito tramite le apposite app. Non vuol dire che il server non serve a niente, anzi è lui che contiene i dati, che coordina le azioni, che sceglie i guidatori, che sa chi espellere a fine mese, eccetera, eccetera. Ma non interagisce mai direttamente con gli utenti. Quindi questo è un caso esempio in cui dicevamo che i casi d'uso non sono adatti a esprimere tutti i requisiti funzionali del server qua non vogliamo, perché non interagisce con te. Sì, potrebbe interagire per alcune cose, tipo ad esempio il guidatore, vuoi non dargli una pagina in cui vede il riepilogo dei pagamenti, dei viaggi? Certo, in cui il guidatore può andare lì e vedere i viaggi che ha fatto, i pagamenti che ha fatto, ma anche il passeggero, no? Potrebbe avere una certa serie di funzioni che implementiamo sul sito perché non richiedono una risposta in tempo reale o la posizione GPS che invece possono essere date attraverso l'applicazione mobile. In realtà questo ce lo stanno inventando, nel testo non c'è. Qui magari ci sono effettivamente delle funzioni che vengono per comodità implementativa implementate sul sito, soprattutto se devono avere accesso allo storico dei dati che il telefono non ha. Il telefono ci sente la singola transazione e poi buon, se la può dimenticare l'informazione, mentre invece le informazioni che gestiscono la serie dei dati è molto più comodo implementare direttamente sul server e non trasferire questi dati avanti e indietro da server e smartphone, che poi giga va. Però sulla parte core di questo sistema, cioè la gestione dei viaggi, il server fa, come si dice in gergo, da back-end, cioè da supporto nel retro, supporta le due app e le permette di comunicare. E i singoli utenti vedono solamente ciascuno la propria app. Domande? Sì. I casi d'uso e non mettere... Esatto, cioè noi abbiamo scelto di evidenziare quale componente del sistema informativo implementa quale caso d'uso, però non è obbligatorio. Se io non avessi questi quattro, questi tre rettangoli, avrei fatto esattamente gli stessi casi d'uso. Magari avrei fatto una cosa diversa, avrei fatto un caso d'uso, cioè mi sarebbe venuto di fare un caso d'uso unico di nome e registrazione a cui accedevano sia il guidatore che il passeggero. Invece qua, dovendoli separare, dico no, attenzione, deve esserci sia in quest'app che in quell'altra. Però è una cosa minore, a parte la registrazione, cioè, poi ancora, è quella meno importante. Va bene? Ci siamo guadagnati questi 10 minuti perché non credo che sia il caso di iniziare una narrativa adesso.